Ciao a tutti nerd, benvenuti a un altro video di Genshin Impact. Oggi volevo darvi due info, due linee guida per quanto riguarda il nuovo evento che è attualmente in corso e per cercare di non farvi fare errori, ragazzi. Anche perché io ho trovato un paio di cose che potrebbero essere missate e quindi diciamo che vorrei evitare che anche voi cadiate in questa trappola. Perciò andiamo in dettagli dell'evento. E partiamo dalla prima fase. La prima fase consiste, come saprete tutti, nel raccogliere frammenti di meteorite sparsi per la mappa. Per la quest principale ve ne chiederà soltanto 7 per ogni zona, ma ovviamente, come avrete penso notato, ce ne sono più di 7 per ogni zona. Come potete vedere anche da qua, i ragazzi ho finito di raccoglierli, però ne ho ancora un altro qui che infatti ora prendo. Allora, ragazzi, cercate sempre di prenderli tutti questi frammenti, perché più frammenti prendete, più potete spendere nello shop dell'evento, che ricordo è soltanto per questo evento, quindi non sappiamo quando tornerà disponibile una cosa simile, e le ricompense sono molto ghiotte, perciò spendete al meglio i vostri frammentini. Il mio consiglio è quindi ripulire completamente, per quanto vi è possibile, tutte le zone, prendendo più frammenti possibile. In particolare occhio, perché nella zona delle isole mi hanno riferito che potrebbe esserci un bug, ovvero quando voi completate la missione, quindi ne prendete 7 e la completate, gli altri verranno rimossi dalla mappa, quindi non potrete più vedere dove sono sulla mappa. Onde evitare ciò, vi consiglio, per quanto riguarda la zona delle isole, non so se hanno patchato questo bug, se l'hanno messo a posto. In ogni caso, vi consiglio, prima di completare la parte delle isole, prendete tutti i frammenti che ci sono lì attorno. Nella seconda parte dell'evento, che si è sbloccata ieri, dobbiamo completare questi blocchi di meteorite, che sono praticamente delle sfide dove dobbiamo uccidere dei nemici rimanendo nell'area designata. Ogni tot di completati, come potete vedere, ci danno delle ricompense abbastanza succose. Per succose intendo i Mora e le Primogem principalmente, perché tutto il resto è farmabile molto facilmente. La domanda che vi starete chiedendo è il caso di spendere resine per completare questa roba qui? Il mio consiglio è sì, ragazzi, anche perché è la prima volta che voi, grazie alle resine, potete ottenere Primogem. Tendenzialmente questa cosa non è mai successa e oltretutto ve ne dà anche una quantità discreta. E visto che questo qua è un evento particolare, che quindi poi dopo 10 giorni finirà, io vi consiglio di sfruttarlo finché c'è, perché poi tutto il resto potete farmarlo quando volete, le raid, i dungeon, i boss, le cose potete farli comunque quando vi pare, mentre questo andrà via. Quindi io vi consiglio di concentrarvi in particolare sul completare questa roba qui. Completando questa roba qui, oltre ad avere tutte queste ricompense, sarà necessaria per sbloccare poi Fischl, perché potete vedere qui la seconda sfida che richiede è fare almeno 14 di questi meteoriti. Ovviamente fate di tutti, però è una cosa che vi serve anche qui e vi serve anche nel Battle Pass. Infatti, una delle sfide evento è completarne 18 e vi dà ben due livelli, quindi vi consiglio caldamente di farlo. Un'altra cosa riguardo a questi blocchi di meteorite è che voi potete scegliere, come potete vedere, il livello a cui farli. Ovviamente più è alto il livello, più sono alte le ricompense e quindi sono ben spese le resine. Ovviamente, se però voi siete ancora al livello più basso e non potete permettervi il livello più alto, io vi consiglio sempre di magari joinare qualcun altro, no? Farvi aiutare da qualcun altro, visto che comunque la community è attiva, c'è un sacco di gente che potrebbe aiutarvi. Potete anche venire a chiedere a me in live addirittura se vi serve una mano, e quindi potrete sempre farlo al vostro livello più alto che potete scegliere, ok? Quindi se voi se potete farlo fino al 55, lo fate sempre al 55, con una mano sarà meno pesante, quindi piuttosto faticate un po' di più, però avete più ricompense e quindi spendete meglio le vostre resine. Questo è un consiglio davvero che vi do col cuore. Se potete giocare con un amico più forte e farvi aiutare, meglio ancora. Detto ciò, passiamo a una parte che magari sono stupido io che me la stavo perdendo, però se voi andate su questo tasto qui, Meteoric Wave, avrete una serie di quest secondarie, quindi non è molto intuitivo come arrivarci, quindi ve lo sto dicendo perché io me lo stavo per perdere. E ogni quest vi dà appunto Mora, Primogen, anche un bel numero, e i frammenti potete usare nello shop. Qua avrete un'icona per localizzare la quest. Allora, io nelle prime tre quest, quindi nel primo evento, ho avuto un bug e quindi stavo per perdermele. Praticamente spremevo il tasto di localizzazione mentre ero nella regione di Liyue. Dovete farlo in Mondstadt, ragazzi, ok? Quindi se voi vi tippate nella città di Mondstadt, per essere sicuri, o comunque in ogni altro punto della regione, quindi per intenderci potete tipparvi benissimo qua, e poi
poi premere sul tasto di localizzazione della quest. In questo caso Bella prenderà e voi potrete completarla. Stessa cosa per quanto riguarda le altre tre quest che si sono sbloccate nella parte 2, e sarà penso la stessa cosa anche nelle ultime, che verranno sbloccate in 3 giorni. Quindi una volta fatta tutta questa roba avrete già un bel gruzzo di Primo Gem, ragazzi, che non è da sottovalutare, e anche un bel gruzzo di frammenti. E adesso andiamo un attimo a capire come spendere al meglio questi frammenti e non fare errori. Allora, la prima valuta di gioco ci dà accesso a questi frammenti di cristallo che servono a fare appunto l'ascensione del personaggio e quindi farlo salire di livello, e sono ottenibili tendenzialmente dai boss. Visto che non vi servono grandi quantità di queste gemme, sono facilmente farmabili perché ogni boss praticamente vi droppa almeno uno di questi qua, io vi sconsiglio di investirci, bensì vi consiglio di investire in cose molto più ardue da farmare che vi serviranno in grande quantità. Parlo appunto delle pergamene per livellare il personaggio. Queste qui, una volta che avrete personaggi a livello 70 o dovete passare all'80, comunque livelli alti, ve ne serviranno a tonnellate, ragazzi. Soprattutto se all'inizio avete fatto magari qualche errore, avete investito troppo in qualche personaggio, ecco, adesso in questo punto del gioco magari potreste essere a corto di materiali. Quindi quello che io vi consiglio è prima esaurire le Hero Suite. Esauritele prima di tutto. Queste qui vi serviranno davvero come il pane andando avanti, ragazzi. Quindi questa è la prima cosa che dovete comprare in questo shop, secondo me. A seguire abbiamo appunto le altre, che sono soltanto uno, quindi sono molto più facili da gestire. E quindi una volta finito avrete il vostro gruzzoletto di pergamene, sia di un tipo sia dell'altro. Quindi se magari in futuro volete droppare per esempio Zhongli, no, il prossimo banner che ci sarà, poi ne parleremo in un altro video, far salire di livello altri personaggi, cambiare qualcosa, diciamo che avete già i materiali per poterlo fare. Il prossimo step che vi consiglio, anche se può sembrare una vanità, ragazzi, è questo: 4 frammenti per 10.000 mora. È buono, è un buono scambio, ragazzi, potete farlo soltanto 250 volte, che comunque se fate due calcolini vi prendete già 2 milioni di mora e vi assicuro che vi fanno comodo, perché i mora sono difficilissimi da farmare in questo gioco, anche se ve li danno, li trovate ovunque, ma se volete farmarli che siete bassi non li trovate in grandi quantità, a meno che non ci sono appunto questi eventi o queste o altre cose simili. Quindi io vi consiglio assolutamente, dopo che avete preso i materiali di livellamento, andate subito, buttatevi sui mora. Questi qua no, perché sono infiniti, come vedete non c'è un limite, comunque non è un buono scambio. Anche perché con 4 frammenti qua arrivate a 2.000 mora, qua con 4 ne avete 10.000, quindi capite anche voi che questa roba qua è inutile. Una volta consumati mora potete poi andare sulle pietre che vi interessano per i vostri personaggi. Altra cosa molto importante per quanto riguarda il buon utilizzo dei frammenti nello shop: quando si sbloccherà l'ultima fase dell'evento avremo accesso a questi altri frammenti qua, Feeling Star Essence, ok? E potremmo usarli per comprare qualcosa da questo shop. Abbiamo i vari libri per livellare i talenti dei personaggi, che vi consiglio assolutamente di andare per qualcuno di questi se vi serve, ma soltanto dopo aver ottenuto la corona. Ok, ragazzi, The Crown of Sagehood è un item che è soltanto disponibile durante gli eventi. Cosa vi serve questo item? Quando e qualora raggiungeste il livello massimo di un talento per un personaggio, per fare lo sblocco finale, quindi l'ultimo passaggio per maxare quel talento, vi serve questo item. È un item che trovate soltanto negli eventi, quindi assolutamente da prendere prima di qualsiasi altra cosa. Quindi una volta che si sarà sbloccata la sfida finale, prendete subito la corona. Io adesso non so ancora se avremo possibilità addirittura di farmare più volte questo numero di cristalli, perché se così fosse possiamo prenderci anche più corone, quindi maxare più talenti, che non sarebbe neanche un'idea malvagia, anche perché, ripeto, essendo un item che si trova soltanto negli eventi, è doveroso investirci piuttosto che questi libri qua, che possiamo farmarceli in qualsiasi momento, in qualsiasi dungeon, sempre comunque. Bene, ragazzi, questi erano i miei consigli per poter sfruttare al massimo le ricompense di questo evento e non perdervi neanche una Primo Gem. Spero che il video vi sia stato utile, fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate. Noi ci vediamo al prossimo video.